Ciao Gu, ciao ospite. La mia domanda è una domanda che risale almeno all'antica Grecia, sono addirittura dinosauri. Ed è: può esistere l'amicizia tra ex? Sì. Dipende tantissimo come vi siete lasciati. Certo. E dipende anche tantissimo, secondo me, dai motivi per cui vi siete lasciati. Se vi siete lasciati per vari motivi, ma tra questi non c'è il fatto che non foste più attratti l'uno dall'altra, allora è già più difficile, secondo me. Mm-hmm. Capito cosa intendo? Certo. C'è anche un pezzo in Jurassic Park in cui proprio due T-Rex stanno così. Non sei troppo fuori tu? Sì, cioè voglio, perché sono un artista generoso. Ah, ok. E comunque già il fatto che tu lo chiedessi vuol dire che sotto sotto ti aspettavi che la risposta speravi che fosse no. Esatto. L'hai capita pure certo. Tu? Birichina. Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Vita Buttata. Il tema della puntata di oggi è la posta del cuore parte 2. Ci siamo presi una pausa perché veramente stavamo facendo una roba infinita e siamo tornati. Quindi direi a questo punto di metterci ad ascoltare i messaggi e vedere un pochino che cosa hanno da dirci. Ciao Gu, ciao ospite, chiunque tu sia. Ciao. Per la posta del cuore potresti darmi un consiglio su come far lasciare te il tuo ragazzo, perché ho una cotta per Luigi ed è troppo bello. Wow. Cioè anche tu sei molto bello, però Luigi ancora di più. Grazie. E niente, grazie in anticipo. Possiamo vedere il profilo di questo ragazzo? Sì, il profilo di questo ragazzo, che magari mi fai un favore, me lo togli dalle carne fresca. Non vuoi prosciutto stagionato, ok? Grazie, il prossimo. Grazie mille. Sì, perché non si sveglia vicino a te ogni mattina. Ti è. Io sono follemente innamorata del mio migliore amico, ovviamente gay, da una cosa come 4 anni. Cioè è un dono della Madonna, veramente, sia dentro che fuori. Cioè è perfetto. Di conseguenza so che me ne devo fare una ragione, ma non ci riesco. Che cavolo fa? Farti una ragione? Mm-mm. Trovare un chiodo che non sia interessato ad altri chiodi, che schiacci il chiodo che è interessato ad altri chiodi? Nella vita chiodo schiaccia chiodo. In questo caso stai cercando di martellare un chiodo interessato a troppi chiodi, quindi trovane uno interessato al tuo quadro, quello che è. I vostri amici gay non li cambiate. È parecchio dura. È tosta. Anzi, anche per loro è tosta. Puoi cercare di svincolarsi e farvi capire e intendere bene. Mettete nella condizione di tranquillità. Fategli tanti complimenti, che loro, a noi piace sempre, insomma, il complimentino facile. E ti faccio risentire il messaggio del tizio prima? Dai! Ciao Gu e ciao ospite. Ogni tanto io penso di aver provato tutto quello che posso provare e tutte le relazioni che avrò da adesso in poi saranno tutte una versione inferiore di quello che ho effettivamente già provato. Esco da una situazione di 5 anni con il mio migliore amico che è finita in un modo abbastanza brutto. Per me non c'era niente che non andava in quella relazione, quindi mi chiedo se riuscirò a riavere mai lo stesso livello di confidenza con un'altra persona. Grazie. Questo messaggio un pochino mi spacca il cuore, devo essere sincero. Stai per dire qualcosa? No, stavo cercando i pezzetti del tuo cuoricino. Trovare una persona che ti fa innamorare, fa perdere la testa in maniera così potente da farti mettere in dubbio di poter trovare di nuovo una persona che sia anche solo simile, secondo me è sia una fortuna che una sfortuna. È una sfortuna perché, come hai detto tu, effettivamente ti mette, diciamo, in quella condizione di insicurezza, di paura, esatto. Anzi, ci sarà di meglio. La fortuna però è anche quella che ti fa esattamente capire che cosa vuoi e che cosa non vuoi. Ecco. Il mio invito è prima di tutto quello di non disperare. Secondo, sei molto giovane, non credo che tu possa aver visto il meglio e il peggio, ma secondo me non c'è mai fine al meglio e al peggio. La cosa però che devi capire è che ora hai una consapevolezza più grande, non ti accontenterai. Esatto. Più. Perché? Perché hai, diciamo, un'asticella emotiva e interiore molto più alta e ci sta stare da soli e ci sta aspettare e ci sta anche cercare nel momento in cui si ottiene questa consapevolezza. L'amore è una fortuna, sì. Secondo me. Io sono del parere che nell'arco di una vita ci sono degli innamoramenti, no? Nel senso, il primo è l'innamoramento un po' giovanile, un po' che comunque ti fa perdere la testa, quindi che ti fa anche un po' fantasticare. Secondo è quello che ti fa capire realmente cosa vuoi, no? Ti mette in discussione e mette in discussione. E il terzo, diciamo, che potrebbe essere quello che hai scelto, cioè sì, che veramente ti veste, ti appartiene, sì, che ti... E il quarto è quello dopo il divorzio. Ciao Guglielmo, dato che non sono mai stata abituata a provarci apertamente con una persona, volevo chiederti un consiglio riguardo a questo: come posso conquistare un ragazzo? Grazie se risponderai e un abbraccio.
abbraccio a te e al tuo ospite. Allora, tacco alto, scollatura ginosa. No, scherzo, dai. Una battutaccia. Posso? Vai, spara. Scusa, non so perché mi sento così pronto oggi, così. Io sono esattamente come te. Io piuttosto che provarci morirei, mi ammazzerei. Io credo che sia un pochino come il paracadutismo. Il primo salto ti terrorizza, pensi di morire, ma in realtà quando ti rendi conto poi che alla fine sotto sotto non muori, perché comunque atterri col paracadute, è quello che hai avuto semplicemente un brivido di un momento fine. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto diventano molto più semplici. All'interno della testa di una persona che è molto più tranquilla nell'approcciarsi, c'è anche secondo me un'analisi molto più tranquilla riguardo al no. Cioè, se una persona ti dice guarda, non sono interessata, non vuol dire che sei una merda, vuol dire semplicemente che non c'è un interesse reciproco, quindi amen, prossimo. Ci possono essere mille motivazioni. Sì, secondo me devi caricare, e questo lo dico anche a me, per quando poi ci dovrò provare, visto che ormai lui ha già trovato un'altra persona, secondo me bisogna incominciare ad affrontare in maniera più leggera queste situazioni, perché più tempo si aspetta prima di aprire bocca e più ci si caricano le guance di parole, esatto. Quindi e di significati e di pensieri, e quindi alla fine diventa ovviamente più difficile, invece no. Riuscire da subito, che ti castrano magari anche, sì, pensieri inutili che ti castrano, sì, e automaticamente non, sì, riuscire da subito a essere un pochino più trasparenti senza però essere creepy, certo, cioè non è che devi dire secondo me è un modo anche migliore per vivere in generale, i sì e i no. Sono d'accordo, i gran due di picche. Sì, tu hai beccato due di picche? Io ho beccato due di picche, certo. Io non... No, ti prego, eri scioltissimo. Eri in un brodo di giugiole quando mi hai visto la prima volta. Per favore. Ciao, Gu. Allora, in realtà io non ho nessuna relazione strana o situazione assurda. Anzi, sono 3 anni quasi ormai che sto insieme alla mia ragazza. E è la persona più bella del mondo. Wow. L'unica cosa è che vorrei chiederle di sposarmi, ma non so bene come. E... magari posso usare te se ti va, no, di mandare questo vocale e farle sentire, visto che ti guarda anche lei, che la vorrei sposare. Abbiamo un messaggio da Costanza per Giada. Voi come... c'è posta per te. Giada, tu stai insieme a questa ragazza che si chiama Costanza da 3 anni, tutto va bene e c'è solamente una cosa che ti vorrebbe chiedere Costanza. Quindi la domanda è, Giada, mi vuoi sposare? Diti sì. Io faccio un momento di silenzio per farti prendere. Oddio, non è mai capitata una cosa così. Oddio, che bello che è l'amore. Complimenti ragazzi, congratulazioni. Giada, rispondici qua sotto. Ti prego, sì. Metti un commento, incitiamo. Ma che cosa... Comunque di sì, Giada. Beh. Spero che in questo momento loro abbiano chiuso il nostro video e stiano facendo altro, comunque stiano piangendo, esatto, e stiano infischiando di quello che diremo noi. Quindi ragazzi, meno Costanza e Giada, continuiamo con questo video. Mi ha letto. Grazie, sono emozionatissima. Grazie davvero, c'ho strapaura. Te lo credo. Te lo credo. Fateci sapere come va su Instagram, qua sotto, esatto, sul commento. Fatecelo sapere. Che bella persona che sei. No, tu sei meravigliosa, meriti la felicità. Ok, ce la posso fare. Ciao Gue, ciao ospite. Innanzitutto volevo farvi i complimenti per il coraggio di voler affrontare questo tema. E ovviamente sono qui per stressarvi con il mio. Ho lasciato il mio ragazzo dopo 3 anni di una relazione, dopo un attacco di panico abbastanza forte, ma non uno di quelli che ormai raccontano di avere tutti, no? Sono in cura da una psicologa, seguo una terapia e prendo dei farmaci. Prima che ti attacchino con qualche sordità, sto bene. Non è quello il punto. Il fatto è che l'ho lasciato e sono 3 mesi che gli ho chiesto di tornare insieme, ma niente, ancora è indeciso e io non so che fare perché lo amo e lo aspetterei anche tutta una vita, ma ci sto troppo male. Non so che fare. Consigli? Penso che quando dall'altra parte si ha a che fare con una persona che non riesce a rendersi conto che molte delle cose che vengono dette quando si sta male spesso non sono per forza quelle che pensiamo, e che si possa star male senza bisogno di avere un qualcosa di fisico addosso o dentro il nostro corpo, ma anche semplicemente dentro la nostra testa. Quando ci si relaziona con una persona così, secondo me ci si relaziona con una persona che ha paura dell'ignoto, del, certo, dire ok, ci diamo una seconda possibilità, come e se andrà, poi non si sa, succede
di nuovo, e se poi c'è un qualcosa per cui tu mi lasci, non posso sapere che cosa sia stato detto e che cosa non sia stato detto. E anche la paura che possa fare il rendersi conto di quanto un problema possa cambiare pesare, una persona anche. E possa pesare, esatto, all'interno di una situazione. Io spero veramente che tu possa più che altro trovare un canale di comunicazione con questa persona, specialmente perché sei una persona che si sta aiutando, affrontando proprio, sì, che stai affrontando questa roba qui, sì, okay. Assolutamente. E io so quanto possa essere debilitante quello che stai passando, ma non lo possono sapere tutti. Esatto. Cerca di farlo entrare nel tuo mondo e ti auguro veramente di trovare le giuste parole. Già il fatto che in un certo senso lei comunque sia affidata a persone competenti che la stanno aiutando è fondamentale. Ah no, pensavo a noi due, le persone competenti, scusami. Intendo dire. Cioè, scherzi. C'è un gran passone e quindi secondo me questa roba è da prendere in considerazione da parte del ragazzo. Allora, mi piace questo tipo che, boh, mi piace un sacco, non so come fare per farglielo capire. Ci conosciamo dalla prima elementare, abbiamo iniziato a uscire in gruppo insieme, mi scrive, mi chiede se mi servono i passaggi, ti vengo a prendere io, non so se magari si offre sempre lui perché è gentile o boh, come c***o faccio, cioè come c***o faccio Gu e ospite, spero siano tutti bellissimi fratelli, devo dirlo all'inizio questo. Ciao, cosa faccio, aiuto? Che carina. Io ho un'idea. Io sono dell'idea che esiste un tempo per ogni cosa. Esiste un tempo per analizzare, un tempo per agire, ma poi nel momento in cui analizzi troppo esiste anche un tempo in cui incominciano a crearsi draghi nella testa delle persone. Il salto da mi ha dato un passaggio a mi ha accompagnata lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato, incomincia a diventare di colpo un calcolatore e incomincia a creare le teorie del complotto che i terrapiattisti ciao in confronto. Il mio consiglio è quello anche di non perdere troppo tempo a creare delle sovrastrutture o a dare delle motivazioni assurde a dei gesti che magari sono più semplici. Quindi? Con tutta la faccia di inizierei ad aprire un pochino il discorso, per quanto sia difficile. E il problema è che fra 2 mesi tu stai pure a calcolare lo smalto che si mette alle unghie dei piedi per capire se è dello stesso colore dei tuoi occhi. Perché fidati, esistono storie di persone che sono state frenzonate una vita, io tra quelli, a me è capitato, sì, e non avevano mai tirato fuori i loro sentimenti e quando l'hanno fatto ce l'hanno fatta. Però è finita in questo caso. Cercavo di darle una spinta, non era un modo per mancarti di rispetto, no. Cioè, vogliamo ucciderla così? No, questo qui è il messaggio delle persone che dicono complimenti per il tatto. Lui non è gay, vero? Se mette lo smalto dello stesso colore nei suoi occhi forse è probabile. Se non è gay, allora procedi col piano. Anche se è gay, al minimo ti dirà: tesoro, se fossi stato etero ti avrei amata. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io vi ringrazio di cuore per esservi prestati a questo esperimento e soprattutto devo dire che personalmente lo sai che mi è piaciuta tantissimo. Sono potrebbe essere una delle mie preferite. Fatemi sapere se questa forma di vita buttata, non per forza dal punto di vista di cuore sole, cuore amore, ma di chiacchiera un pochino più tranquilla e confidenziale, vi piace, se vi è piaciuta in questo caso. Fatemi soprattutto sapere se ascoltando alcune di queste storie avete dei consigli per i ragazzi e per le ragazze, delle cose magari alle quali noi non abbiamo pensato, esatto. O magari delle cose che voi pensate in maniera diversa, insomma, in modo da poter dare anche più opzioni, opzioni e più pareri, ecco, esatto. per chi ci ha mandato i suoi vocali. Come sempre vi invito a iscrivervi a questo canale, attivare le notifiche se non volete perdervi nessun video. Uh-huh. Ringrazio voi, ringrazio te. Grazie a voi. E che dire, ci vediamo il prossimo giovedì, sempre alle 14, con un'altra puntata di Vita Buttata. Ciao! Oh, ragazzi, comunque vadano queste cose, io voglio aggiornamenti, eh.